In edicola è quella di economia, quella che riguarda il presidente della BCE Mario Draghi. La spinta di Draghi all'economia, le misure sale a 80 miliardi l'acquisto di titoli di Stato e di bond di aziende, replica Berdino, senza interventi deflazione e disastrosa. La sorpresa alla BCE azzera i tassi, alle banche prestiti mirati per imprese, famiglie e mercati giù. Così il Corriere della Sera, ma anche Repubblica, BCE, la valanga di Draghi, tassi a zero, 80 miliardi al mese sul mercato. Ossigeno alle banche, acquisto di bond societari, le misure antideflazione rilanciano le borse. Poi il dietrofront, l'ira di Berlino, è tutto inutile. Anche la stampa, il blitz di Draghi contro la crisi. Ed ovviamente anche il quotidiano economico, il Sole e 24 ore, la BCE taglia i tassi, rafforza il QE, il quantitative easing. Ne parliamo con Marco Magnani, economista, collegato con noi. Buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno. E dunque, come possiamo dare, ecco, quale lettura possiamo dare di questa strategia adottata da Mario Draghi? Ma sicuramente la strategia giusta, anzi Mario Draghi ha, diciamo, intervenuto aumentando la quantità degli interventi della Banca Centrale Europea, che già vanno avanti da oltre un anno, quindi c'è un aspetto quantitativo importante, e si parla infatti di nuovo di utilizzo di bazooka, con questa metafora di guerra. Lei ha sottolineato appunto l'aumento della potenza di fuoco che c'è stata. Poi c'è anche un aspetto qualitativo importante, perché è una manovra innovativa, ci sono degli aspetti che sono simili a quelli che la Fed negli Stati Uniti ha implementato negli ultimi anni, ma anche modalità nuove, ad esempio questo prestiti alle banche che vengono remunerati, cioè le banche commerciali vengono pagate dalla Banca Centrale Europea per prendere a prestito denaro, a condizione naturalmente che poi lo immettano nell'economia. E poi c'è un aspetto interessante, lei ha parlato dell'ira della Germania, quantomeno possiamo parlare di una forte irritazione. Mario Draghi dimostra sempre più leadership, perché sta facendo le cose giuste nell'interesse del lungo periodo, diciamo, dell'Eurozona e anche dell'Italia, diciamocelo, nonostante una fortissima irritazione e opposizione tedesca. Quindi sta dimostrando grandissimo senso della sua posizione, e sta dimostrando grandissima leadership. E dunque Draghi, che vuole rafforzare la ripresa per stimolarla e quindi azzera i tassi portandoli al minimo storico, e più acquisti di titoli, anche sostegno al credito. Ma l'effetto immediato, mi dica se dico male, sarà sulle rate delle mutuo, che costeranno meno, è così? Sì, per tutti noi, diciamo, per persone che quasi tutti noi abbiamo un mutuo, chi ha un mutuo a tassi variabili immediatamente avrà un beneficio, perché avrà delle rate più basse da pagare. Chi ha dei mutui a tassi fissi, e quindi tassi probabilmente più elevati di quelli attuali di mercato, che sono molto molto bassi, ha l'opportunità, anche se un po' più complessa, di rifinanziarli e di ristrutturarli e quindi andare a variabile, che è un po' la stessa posizione che poi ha l'Italia come paese. Cioè l'Italia è come se avesse un grandissimo mutuo, questo enorme debito pubblico, una parte del quale a tassi variabili, quindi abbiamo un beneficio enorme in termini di costi del nostro debito pubblico, una parte a tassi fissi, però abbiamo l'opportunità di rifinanziarlo. Quindi è una grandissima finestra di opportunità che la Banca Centrale Europea sta dando a tutta l'Europa, ma soprattutto ai paesi un pochino più fragili come l'Italia. Speriamo, mi auguro veramente, che l'Italia e tutta l'Europa ne sappiano approfittare. Grazie Marco Magnani, economista, intervenuto qui direttissima a proposito di economia, per vedere anche il risvolto di quanto lanciato dal presidente della BCE Draghi. Sentiamo Carla Signorilli di classe CNBC. Carla, buongiorno.